Una protesi di spalla, quando farla? Questa è la domanda delle domande, è la domanda più importante se ci si accinge a doversi operare per un intervento chirurgico importante come quello di una protesi. È una domanda che bisogna dunque farsi con molta attenzione e c'è bisogno di una guida per capire quali risposte bisogna cercare dentro di noi. Ma prima di iniziare vi ricordo che sul mio canale YouTube trovate tutta una serie di video lezioni che vi aiutano a prepararvi agli interventi. Chiaramente sono delle video lezioni che sono pensate con uno scopo specifico per i miei pazienti, per i pazienti del gruppo di chirurgia articolare ricostruttiva di Firenze, e quindi sono molto personalizzati sulle nostre abitudini. Per capire se nel vostro caso questa cosa si adatta o meno e si applica alla vostra situazione, abbiate l'attenzione di chiedere una conferma al vostro chirurgo se già siete in cura con qualcuno, oppure di prenotare una visita con me, e si può fare attraverso il sito internet per avere una valutazione personalizzata o a distanza, oppure con una visita medica vera e propria. Ma torniamo all'argomento di oggi, che è un argomento estremamente importante: come decidere se operarsi o meno di una protesi di spalla. Allora, la protesi di spalla si mette essenzialmente per due motivi: un dolore nei movimenti della spalla con una grave limitazione anche sui piani, diciamo, orizzontali, quelli della vita quotidiana, oppure un problema prettamente di forza, che non si riesce a sollevare la spalla. Queste due mega condizioni dipendono dal fatto se l'artrosi è venuta per un problema di lesione dei tendini, mancanza del motore, oppure di una semplice artrosi con i tendini funzionanti. Quale che sia l'indicazione, non cambia l'attitudine che dovete avere nel scegliere se operarvi oppure no. La prima cosa che dico ai miei pazienti per decidere se operarsi oppure no è la quantità di antinfiammatori che assumono. È chiaro che se per stare bene è necessario prendere un antinfiammatorio ogni giorno per togliere il dolore, qualcosa non va, non è più tollerabile. Gli antinfiammatori, come tutte le medicine, hanno un rischio collaterale quando vengono assunti. Non è che sono a rischio zero. Non pensate che se non tagliate per mettere una protesi, prendere gli antinfiammatori non abbia un qualche effetto sulla vostra salute. Come sapete, gli antinfiammatori, a seconda della categoria, possono dare fastidio allo stomaco, ai reni, al fegato, e possono provocare dei sanguinamenti, possono alzare la pressione. Sono dei farmaci a tutti gli effetti. Va bene, ma non dobbiamo essere talebani. Se io ho bisogno di prendere un antinfiammatorio solo una volta ogni tanto, ecco, questa frase ricorre molto spesso nel mio ambulatorio: se li prendo solo una volta ogni tanto. E la mia domanda è: sapete davvero quante volte prendete questo antinfiammatorio? L'avete mai contate? Sarebbe bene, al primo del mese, sulla foglia del calendario, segnare i giorni in cui effettivamente lo prendete. E alla fine del mese fare un bilancio. Ebbene, se sul calendario avete messo una croce dell'antinfiammatorio su più di 5-6 giorni in un mese, diventa un problema. Se siete sotto tale livello, la cosa è ancora gestibile ed accettabile. Poi chiaramente dipende dal tipo di antinfiammatorio, antidolorifico di cui avete bisogno, se avete o meno altre malattie, quindi va poi personalizzata un po' la cosa. Però il primo criterio di scelta è la quantità degli antinfiammatori, ma non per come pensiamo che forse li stiamo prendendo, ma per come effettivamente vengono presi, quindi segnando su un calendario. Seconda cosa, valutate bene la vostra qualità della vita. Se voi, per via di questo dolore alla spalla, dovete rinunciare a più cose che vi farebbe piacere fare durante le vostre giornate, durante le vostre attività, durante le vostre uscite con gli amici, ebbene, se rinunciate a troppo, secondo me non vale più la pena. Esiste una soluzione per togliere questo dolore, è inutile stare a tergiversare. La vita che abbiamo è una sola, bisogna stare bene oggi.
Poi è chiaro che anche qui ci si adatterà un po'. Se sei un paziente estremamente giovane, quarantenne, 45enne, si proverà a vedere se con delle rinunce si riesce a tirare un po' più avanti, specialmente nella spalla che non ha il peso del corpo quando si cammina sopra. Viceversa, se l'età è un po' più avanzata, tutto sommato io direi vediamo di stare bene oggi, perché del domani non c'è certezza, può succedere qualche acciacco, può succedere qualche problema e alla fine abbiamo vissuto male senza che poi ci sia stata una vera utilità nel ritardare. Terzo elemento che vi dico di considerare, la vostra età. Se l'età è di 80 o più anni, veramente procrastinare, se ovviamente ci sono dei problemi clinici, non vale più la pena. Sono pieno di persone ultra novantenni che hanno tergiversato quando era il momento giusto, che si trovano dopo i 90 anni a non poter più fare una protesi, per mille motivi, perché la salute, perché l'osso a furia di grattare dove non deve, si è consumato a tal punto sulla scapola che non posso più montare una protesi, non c'è più un aggancio sufficiente, perché nel frattempo hanno messo un pacemaker che non permette più di fare l'intervento. Mille sono le cause, però diciamo dagli 80 in su, se c'è un problema, il mio consiglio per la spalla e per tutte le altre articolazioni è affrontatelo di petto, perché trovarvi poi a 90 anni senza poter più far niente, essendo dipendente dalle altre persone, non avendo più un'efficacia degli antidolorifici, finendo nei centri di terapia del dolore con gli oppiacei, con altre procedure diciamo palliative, diciamo non è il massimo, soprattutto se si poteva in qualche modo trovare un qualche tipo di soluzione. Quindi di fatto la decisione se operarvi o no dipende dalla qualità della vostra vita oggi, dal fatto che prendiate o meno antidolorifici, dal fatto che abbiate superato o meno gli 80 anni e da tutta una serie di considerazioni personali che poi personalizzeremo durante la visita medica. We'll be right back.